Ciao a tutti e benvenuti in questo canale. Sì, lo so che ho un catonato di dottoretto sulla testa. Ecco, questo è il mio vero volto. Questo è lo speciale per aver raggiunto e ormai superato i 1000 iscritti. Veramente, non so proprio come ringraziarvi. E infatti non sto qui a ripetere per l'ennesima volta grazie, 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 come ho sempre fatto anche nei commenti o nei post di Google Plus, e quindi grazie. Questo video lo state vedendo oggi che è il 28 settembre e il dottor Eric festeggia 4 anni. In questo lasso di tempo ho caricato diverse YouTube, alcune carine ed altre meh. E per migliorare oppure per appunto andare avanti con il mio canale mi sono ispirato a diverse pubbliche che conosciamo tutti, come il John Cam, Segreto 13, Sega Kiss, Giacomo Matto, insomma gente che conosciamo benissimo. Curiosità. Dottor Eric è il mio secondo canale, in realtà ne ho un altro che ho aperto prima di Dottor Eric che si chiama Eric15, ma è meglio non entrarci. E inoltre in questo primo canale anche dei video di merda con i commenti disabilitati. 4 anni fa, per chi non lo sapesse, ho partecipato anche ad un contest di Vermont 001100 e ci sono entrato in questo contest con la YouTube di Prof Testo canta il meme di Super Mario 3D Land. La prima mia YouTube che ha raggiunto le 1000 ore di visualizzazioni è stato il vostro direttore che prepara una specie di carta che è una YouTube che ho fatto nel lontano 2013, quindi 3 anni fa. Molto probabilmente sono il primo Cooper, ma anche no, ad caricare video in 360p. Mi spiego meglio. I video che ho caricato tra il 2012 e il 2014 erano in risoluzione 480p e poi dal 2014 fino a maggio di quest'anno, maggio 2016, i video erano a 360p. Ma lo credo sia una cosa importante, altrimenti nessuno avrebbe mai visto i miei video che non erano in HD. Avrei pianto. Ma anche no, perché siamo qui per festeggiare il traguardo dei 1000 iscritti. Vorrei raccontarvi in breve la storia del mio canale Dottor Eric. I video che caricai tra il 2012 fino al 2014 mi fecero accumulare una cinquantina di iscritti. E poi, il 25 gennaio 2015, caricai da YouTube 089 stupefacenti, che è tuttora il video più visto, più commentato, più votato, eccetera, eccetera, del mio canale. E poi, verso metà 2015, raggiunsi i primi 100 iscritti. Poi, verso i primi giorni di settembre 2015, arrivò inaspettatamente Notodif, che prese molto probabilmente la mia YouTube che è con i stick calcistici e l'aveva messo nel finale di una sua YouTube per appunto sponsorizzarmi. E dovete credermi, io non ho chiesto a Notodif di sponsorizzarmi. Dopo questa cosa qua sono arrivati tantissimi utenti di YouTube che appunto hanno scritto nei miei commenti: wow, senza Notodif non ti avrei mai scoperto. Infatti appunto ne rimasi molto stupito in senso positivo, perché si parla che verso fine ottobre 2015 raggiunsi circa 400-500 iscritti, fino ad arrivare ad oggi che ne abbiamo 1027 circa. Boh, questa è una piccola cosina che volevo condividere con voi, infatti io vi ringrazio tantissimo. Vi lascio i link di Facebook, la mia pagina di Facebook e anche Vimeo, in cui ho un account dove carico i video che io ho tolto per copyright. E ora, dopo questo lunghissimo, per così dire, video, vi mando in pace. No, scherzo. Un saluto a tutti voi, miei cari iscritti, in particolare un saluto a Simone Pizzoni, che è un mio fan. Ciao Simone, e ci vediamo al prossimo video. Bye!